Saluti ragazzi e benvenuti al Covo di Weevil. Io sono Stefano e in questo video voglio presentarvi una mia teoria molto molto interessante. Una delle carte più importanti nella mia carriera di giocatore, ma anche di content creator, è Mewtwo e Mew GX, che tra l'altro, come potete vedere anche qui dietro, è una carta a cui sono molto affezionato. Nel periodo in cui il mazzo Mewtwo Welder era tra i più forti del formato, ho ottenuto alcuni tra i più grandi risultati nella mia carriera. Poi però purtroppo la carta è ruotata e io per un po' di tempo ho aspettato che uscisse una carta simile a Mewtwo per poter ricostruire un mazzo del genere. All'inizio credevo che lo sarebbe stato Mew VMAX, perché comunque anche Mew può copiare gli attacchi dei Pokémon in panchina. In realtà poi Mew copia solamente tipo due attacchi in tutta la partita. Però, e adesso vi spiego la mia teoria, ho avuto come la sensazione che la Pokémon avesse preparato il ritorno di un mazzo come Mewtwo Welder per diverso tempo sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgessimo. Lo scopo di questo video è prendere gli attaccanti principali del mazzo Mewtwo Welder e farvi vedere come, grazie al Regidrago V-Star, sta per tornare un mazzo che è veramente tanto simile a Mewtwo Welder. Cominciamo confrontando giustamente Mewtwo e Mew GX con Regidrago V-Star. Queste due carte hanno tante somiglianze, ma anche tantissime differenze. La somiglianza principale è tra l'abilità Perfection di Mewtwo e tra l'attacco Apex Dragon di Regidrago. L'abilità di Mewtwo dice: questo Pokémon può usare gli attacchi di tutti i Pokémon GX o X che devono essere però nella tua panchina o nella tua pila di scarti. Regidrago invece ha un attacco, quindi non un'abilità, che dice: scegli un attacco di un Pokémon Drago dalla tua pila degli scarti e usalo come se fosse questo attacco. Quindi capite che in entrambi i casi abbiamo a disposizione tantissimi attacchi, ma attacchi ben diversi. Qual è la differenza fondamentale? Mewtwo copia gli attacchi di alcuni Pokémon, ma deve avere l'energia necessaria per fare questi attacchi. Regidrago invece dice: no, io asseno due energie erba, una fuoco, e a prescindere dal costo energetico di quell'attacco, che sia un'energia o che siano 75 energie, io faccio quell'attacco per tre energie, due erba e una fuoco. Questo chiaramente è da un lato un grande vantaggio per Regidrago, dall'altro un grande svantaggio a seconda dell'attacco che vogliamo copiare. Altra differenza, i Pokémon possono essere anche in panchina quando usiamo Mewtwo. Quindi se noi abbiamo un Pokémon base che vogliamo copiare, possiamo semplicemente metterlo in panchina o comunque partirci a inizio partita e poi usare il suo attacco. Se noi in Regidrago V-Star partiamo con un Pokémon base, dobbiamo trovare il modo o di farcelo mettere KO o di scartarlo con Macerie dello Stadio, scartarlo con Volo per esempio. Però ecco, c'è questa cosa che i Pokémon devono essere negli scarti. Altra cosa fondamentale, i Pokémon nel mazzo Mewtwo potevano essere di qualunque tipo, nel mazzo Regidrago solamente Pokémon Drago. Ora, uno potrebbe pensare, ok, sì, Regidrago, insomma, può copiare i Pokémon negli scarti. Drago, sono quattro Pokémon praticamente. E non è vero, perché Mewtwo comunque, anche se poteva copiare tutti i Pokémon che voleva, era in un certo senso vincolato dal colore dell'energia che giocava. Quindi tu avevi il Mewtwo Welder, che era il mazzo Mewtwo con i Pokémon Fuoco, c'era il Mewtwo Rillaboom con i Pokémon Erba, c'era il Mewtwo Blastoise che giocava anche, per esempio, i Pokémon di tipo Acqua. Mentre Regidrago alla fine sarà un mazzo solo, perché noi dobbiamo soltanto trovare il modo per caricare nel registro Regidrago e poi possiamo giocare qualunque Pokémon Drago vogliamo. E come vi dicevo, comunque, tra poco vedrete che questi mazzi sono molto più simili di quanto non sembrino. Altra cosa fondamentale, Mewtwo è un Pokémon base, Regidrago è un Pokémon di fase 1. Mewtwo vale 3 premi, Regidrago ne vale 2, quindi queste cose fanno veramente le belle differenze. Altra cosa ancora più fondamentale, Mewtwo aveva debolezza psico, Regidrago invece non ha debolezza. Quindi Regidrago va messo KO semplicemente facendo danni. Quindi, tanti vantaggi, tanti svantaggi, non me la sento di dire se una carta sia migliore dell'altra. Mewtwo è sicuramente più versatile, però Regidrago devo dire che ha il vantaggio che una volta che lo carichi puoi fare veramente quello che vuoi. Con Mewtwo invece dovevi, caricare in base all'attacco che devi usare. Il primo attaccante su cui facciamo questo confronto è il grandissimo Solgaleo GX. Solgaleo GX è stata la carta simbolo di Mewtwo Welder quando ha vinto i mondiali nel 2019. Solgaleo GX ci interessa solamente per il suo attacco Turbo Strike. Faceva 120 danni e assegni due energie base dagli scarti a un tuo Pokémon in panchina. Quindi qual è che era l'idea? Tu caricavi un Mewtwo o manualmente o con la saldatrice, poi facevi l'attacco di Solgaleo e caricavi un altro Mewtwo. E questo gli permetteva di non dover usare saldatrice troppe volte ogni partita. Era l'attacco più forte nel mazzo Mewtwo, almeno all'inizio. E avremo un attacco simile in questo mazzo Regidrago? Ovviamente sì, se non starei facendo questo video. Dragonite. Dragonite esce in questa espansione, in Tempesta Argentata, ha un attacco che vuole 4 energie, ma non ce ne frega niente. Noi usiamo sempre le stesse 3 energie.
fa 180 danni, che sono più di 120. Cerchiamo nel mazzo ben 3 energie e la assegniamo dove vogliamo. Quindi capite che è anche più versatile rispetto a Solgaleo. Oltretutto è un Pokémon di fase 2, quindi non rischiamo neanche di partirci. Un altro attaccante fondamentale nel mazzo Mewtwo, che si è giocato tantissimo all'inizio, poi dopo un po' di tempo si è smesso di giocare e poi è ritornato nel mazzo Mewtwo, era Latios GX. Latios GX in questo caso è una carta molto interessante perché fa 120 danni e previene tutti i danni inflitti a questo Pokémon dall'attacco dei Pokémon alleati. L'attacco di Latios in realtà ha ben 2 corrispettivi nei Pokémon Drago che ci sono informato adesso. Il primo è Latias. Latias è un attacco che dice fa 70 danni e previene i danni dai Pokémon VMAX del tuo avversario. 70 danni sono pochi, però magari se tu non riesci a mettere KO un Pokémon VMAX in un solo attacco, puoi iniziare a fare 70 danni e poi fai un attacco un po' più grosso. L'altra opzione è Dialga. Dialga fa 80 danni, quindi un danno molto simile, e dice che se il Pokémon difensore è un Pokémon V, non può attaccare durante il prossimo turno il tuo avversario. Questo è il tipico effetto che se poi usi Switch, questo effetto si perde. Ragazzi, secondo me né Latias né Dialga sono carte forti da giocare in Mewtwo Elder. Lo scopo di questo video è mostrarvi come esistono carte che corrispondono... Volevo dire Legidrago, non Mewtwo Elder, vabbè. E lo scopo di questo video è mostrarvi quali sono le carte che corrispondono alle carte di Mewtwo Elder, non quali sono gli attaccanti che andrebbero giocati in Regidrago. Secondo me Latias e Dialga non andrebbero giocati in questo momento. Però teniamo d'occhio il metagame, perché può darsi che poi a un certo punto invece valga la pena giocare queste carte. Uno degli attaccanti più straordinari del mazzo Mewtwo Elder, e non solo Mewtwo Elder perché si è visto in varie versioni di Mewtwo, era Naganadel GX. Naganadel ha l'attacco Venom Shot che diceva scarta 2 energie e fai 170 danni a un Pokémon del tuo avversario. Era il classico attacco con cui chiudevi la partita mettendo KO per esempio un Dedenne. Dedenne era la carta che utilizzavamo prima di Crobat, prima di Eldegoss e prima di Lumineon. Questo attacco era fortissimo, molto dispendioso in termini di energie, infatti non è che potevi pensare di usare 3 volte di fila Venom Shot, anche se si riusciva, a me è capitato, però diciamo che era quell'attacco che ti permetteva di fare il KO in panchina. Tenete conto che Ordine del Capo è una carta che quando è uscito Mewtwo Elder non c'era. Quindi non era nemmeno così semplice andare a dire ok sì, uso boss e metto KO a Pokémon in panchina. Era importante anche fare danni in panchina in quel periodo. Avremo un corrispettivo anche oggi? Ne abbiamo ben 2. Il primo è Garchomp V, che con il suo attacco dice scarta 3 energie e non 2. Infatti stiamo attenti, è un attacco molto pesante da usare. Questo attacco però fa 220 danni a un Pokémon del tuo avversario. 220 vuol dire che possiamo mettere KO tranquillamente anche un Pokémon V. Qualunque Pokémon V, anche un Palkia o un Giratina per esempio. Questo attacco è veramente, ma veramente forte. Però appunto scartare 3 energie vuol dire che poi ci ritroviamo con un Regidrago senza energie assegnate. Quindi o bisogna ricominciare a caricarlo, oppure bisogna, averlo caricato con Dragonite prima, o magari ci aspettiamo di subire un KO e quindi diciamo ok, scarto l'energia perché tanto va KO. O magari vinciamo la partita, facciamo questo attacco e abbiamo vinto la partita. L'altro attaccante è Zygarde. Zygarde è un attacco molto più specifico e molto più situazionale, però è meno dispendioso da usare. Dice, fai 40 danni a un Pokémon del tuo avversario per ogni carta premio che ha preso il tuo avversario. Quindi al massimo, con il nostro avversario che ha preso 5 carte premio, potremmo fare 200 danni. Che sono comunque meno dei 220 di Garchomp, però... Cioè non scartiamo energie, è un modo per fare anche solamente quegli 80, 120, che ne so, 160 danni in panchina che magari a volte ci possono servire. Non credo valga la pena giocarli entrambi, penso che tra i due sceglierei Garchomp V semplicemente perché se io voglio mettere KO un Pokémon che ha 220 punti salute, non voglio aspettare che mio avversario ha peccato 5 premi per farlo, quindi lo terrei come attacco jolly da tenere per le occasioni in cui ce n'è bisogno. Chiaramente Garchomp è un Pokémon base, quindi se ne partiamo con Garchomp dobbiamo pensare a come fare per mandarlo nella pila degli scarti, perché sennò non possiamo usare questo attacco. A un certo punto del formato, il nostro caro Mewtwo Mew GX si era ritrovato a dover mettere KO Pokémon come Guardian e altri Pokémon che non potevano essere attaccati dai Pokémon alleati, per esempio. Come possiamo fare? Come possiamo fare a fare un attacco che ci permetta di bypassare qualunque effetto presente su Pokémon attivo dall'avversario? Greninja GX. Greninja GX aveva 130 danni e bypassava tutti gli effetti, non era influenzato dalla debolezza, dalla resistenza, eccetera. 130 danni non erano tanti, infatti nel senso c'erano matchup che miglioravano grazie a Greninja, però comunque non era sempre semplice riuscire a gestire un intero matchup così. E io, cioè, immagino che molti di voi diranno, ok, bellissimo questo mazzo, mi piacciono i mazzi box, però se trovi Milton che cosa fai? Duraludon VMAX. Abbiamo un grattacielo gigantesco che...
bypassa qualunque effetto sul Pokémon attivo dell'avversario e lo fa facendo 220 danni. Quindi noi, belli tranquilli, con questo Pokémon possiamo non solo bypassare gli effetti, ma anche fare 220 danni. Fortissimo. Cioè, è davvero qualcosa di fortissimo. Questo è ancora meglio di Greninja. Questo confronto che facciamo adesso è per i veri nostalgici, perché vi farò vedere una carta che si è vista nel primo periodo in cui si giocava Mewtwo Elder, e poi quando c'è stata la prima rotazione, in realtà poi, appunto, questa carta è ruotata e non si è più giocata. Quindi questa è una carta che magari alcuni nemmeno si ricordano che si giocava in Mewtwo Elder. Se voi voleste fare danni illimitati, potete farlo. Con Mewtwo Elder potevate fare danni illimitati. La carta più bella, una delle mie preferite, questa qua, era Magcargo GX. Magcargo GX faceva 50 danni, più 50 per ogni energia che scartavi da Magcargo, ovvero da Mewtwo. E quindi bastava che caricavi tutte le energie che volevi e facevi tutti i danni che volevi. Avremo un corrispettivo anche nei Pokémon Drago? Pensateci un attimo, secondo me vi viene in mente subito. Questa è una piccola parentesi in questo video, perché non penso che sia molto competitiva come cosa. Rayquaza VMAX! Noi possiamo caricare due energie erba e una fuoco su Regidrago, attaccare con Dragonite, assegnare delle altre energie fuoco e fare l'attacco di Rayquaza VMAX. Che ci dice? Fai 20 danni più 80 per ogni energia fuoco che scarti da questo Pokémon. Energie fuoco le abbiamo, le giochiamo nel mazzo. Se abbiamo 4 energie fuoco assegnate, ne facciamo 340 danni. E turno dopo ne assegniamo una manualmente e il nostro Regidrago è ancora carico. Vedremo che ci sono alternative più efficienti in termini energetico per fare più o meno gli stessi danni. Però ragazzi, volendo, si può giocare anche Rayquaza VMAX. Uno degli attaccanti simbolo del mazzo Mewtwo Elder, che tra l'altro questa è una cosa divertentissima perché, cioè, questa carta non era ancora uscita quando il rebrand ha vinto i mondiali. Eppure ha vinto i mondiali lo stesso. Poco tempo dopo è uscita questa carta e ha reso il mazzo ancora più forte di quello che già non era. Sto parlando naturalmente di Charizard GX. Una carta che faceva una cosa sola. Assegni 4 energie e fai 300 danni. E a quel tempo voleva dire metti capo qualunque Pokémon tu abbia davanti. Quindi mettiamoci nell'ottica. Io voglio un attacco che mi permetta di mettere KO in un solo attacco i Pokémon V-Star e o i Pokémon VMAX. Come posso fare? Giratina V-Star. Giratina V-Star fa 200... Vabbè, devo spiegarvi davvero Giratina? Vi spiego Giratina. Giratina V-Star fa 280 danni e metti due energie qualsiasi che hai in gioco nell'area perduta. Hai davanti un Pokémon V-Star? Quel Pokémon V-Star va KO. Volendo, c'è anche il potere V-Star di Giratina. Però, per come mi immagino che verrà utilizzato Regidrago, non penso che sarà con il motore Lost Zone, anche se sicuramente si può provare. Nel caso, c'è anche il potere V-Star di Giratina. Però come facciamo a mettere KO i Pokémon VMAX? Potremmo o giocare o Lucia, Lucente, e la cintura scelta, e quindi utilizzare comunque l'attacco di Giratina, oppure possiamo giocare Flygon V. Flygon V fa 160 danni, ma se sta attaccando un Pokémon VMAX, quei danni diventano 320. Significa che comunque ci vuole una cintura scelta, perché per esempio Kyurem ha 330 punti salute, però noi con Giratina e con Flygon possiamo mettere capo in un solo attacco i Pokémon VMAX e i Pokémon V-Star. Prima di finire questo video, ormai siamo a buon punto, vi ricordo ragazzi che se volete provare i mazzi che vedete in questo video, per esempio quello di Regidrago che arriverà molto presto, potete acquistare i codici su BuyPixGeoCodes e avrete anche uno sconto del 5% se scrivete Weaver al momento dell'acquisto. E vi ricordo anche che, ok che è ancora presto perché siamo ancora ai primi di novembre, ma è uscito il calendario dell'avvento della Pokémon e lo vende il mio amico di Carsquare. È un ottimo regalo o per voi, perché vi garantisco che è veramente molto carino, oppure se male siete dei genitori volete fare un regalo ai vostri figli. Torniamo a noi. Megalopanni e Jigglypuff GX. Questo è stato un attaccante che in realtà si è giocato per un periodo abbastanza ristretto del lungo periodo in cui si è giocato in Mewtwo Elder. L'attacco diceva fai 60 danni più 60 per ogni Pokémon GX che ha in gioco il tuo avversario. In formato non abbiamo un corrispettivo vero e proprio di questo attacco. Non abbiamo un attacco che dice fai tot danni in base al numero di Pokémon V in gioco del tuo avversario. Anche perché sarebbe molto scarso. Però abbiamo ben due attaccanti che hanno un attacco simile, ragazzi. Questo video qua io cerco di farlo con dei parallelismi sensati, però alcuni sono un po' forzati volutamente, non vogliatemene. Flapple. Flapple dice, fai 50 danni per ogni Pokémon in gioco del tuo avversario che ha un'abilità. Ora, se sono 6 Pokémon con un'abilità sono 300 danni. Allora, il discorso qual è? Questo attacco secondo me non ha molto senso inserirlo nel mazzo Regidrago, semplicemente perché hanno gli stessi danni. Noi in ogni caso usiamo 3 energie per fare questo attacco. Il vantaggio di Flapple è che fa questo attacco con un'energia e che un Pokémon dà un premio. Ma visto che noi comunque avremo già 3 energie su Regidrago,
tanto vale giocare, che ne so, Giratina o qualche altro attaccante. Però, guardate, il mio scopo con questo video è farvi vedere che ci sono proprio tanti, ma veramente tanti attaccanti che corrispondono a quelli che c'erano nel mazzo Mewtwo. E lo stesso vale per Appleton, che in realtà in questo caso le cose si fanno un po' più interessanti. Perché Appleton dice, fai 70 danni per ogni energia speciale assegnata ai Pokémon attivo del tuo avversario. No, ai Pokémon del tuo avversario in generale. Magari non siete ancora molto familiari con le carte che stanno per uscire adesso. Quindi nel caso vi invito a guardare il video delle prime impressioni, che è un video di un'oretta in cui vi spiego tutte le carte che stanno uscendo. Se invece non avete voglia di guardare un video di un'ora, ne uscirà uno tra qualche giorno con la top 20. Nel caso invece avete già capito dove voglio andare a parare, Lugia V-Star. Lugia V-Star si baserà interamente sulle energie speciali. Vuol dire che noi nel momento in cui Lugia si è caricato, con Appleton lo mettiamo KO, perché ci vogliono 4 energie per fare 280 danni. Anche qui non so se vale la pena giocare Appleton, considerando che comunque abbiamo Giratina che fa gli stessi danni. Chiaramente non possiamo mettere 25 Pokémon diversi, sennò poi il mazzo non gira più. Però ecco, teniamo presente che Appleton, che sia nel mazzo Regidrago o che sia in generale, sarà un mazzo molto forte, cioè sarà una carta molto forte contro Lugia. Quindi c'è anche questo corrispettivo tra Mewtwo e Regidrago. L'ultimo Pokémon di cui parliamo oggi è Reshizard. Reshizard, che era una carta che mi ricordo ancora, che all'inizio era la carta più flessibile del mazzo Mewtwo Welder con cui Harry Brand ha vinto i mondiali. Era quasi più una tech per battere Guardian. Poi col passare del tempo è diventato l'attaccante più importante del mazzo e addirittura le ultime versioni di Mewtwo erano così basate su Reshizard che quasi giocavi due Reshizard e uno due Mewtwo. Reshizard, allora, l'attacco oltraggio non ci interessa più di tanto, in realtà nemmeno Double Blaze, ci interessa Flare Strike. Reshizard era l'attaccante che non metteva KO i Pokémon di solito, ma che faceva un sacco di danni senza dover scartare energie o comunque avere effetti negativi sul tuo Pokémon. Sì, non potevo usare questo attacco al turno successivo, però vabbè, usi Switch, non era un problema. Abbiamo attaccanti simili anche con i Pokémon Drago? Chiaro, se no appunto, come vi ho detto in questo video, non staremo facendo questo video. Abbiamo Dragonite V-Star, che però vi dico subito che secondo me non vale la pena giocare in questo mazzo, però Dragonite V-Star fa 250 danni, che quindi vuol dire che non metti capo a un Pokémon V-Star. In realtà con la cintura scelta sì, quindi piuttosto che usare Giratina che ti fa lostare le energie, tu fai 250 danni e basta, non può attaccare il turno dopo, vabbè usi Switch, pazienza. Quindi secondo me, no, in realtà è la carta più flessibile, cioè io ho già delle mie idee su come fare un mazzo Regidrago. Secondo me Dragonite è una carta molto forte, è tipo la carta un po' più flessibile, è l'attaccante che sono un po' più indeciso se giocare oppure no. Però adesso vediamo l'ultima carta e vi dirò, questo è il primo vero grande vantaggio che ha Regidrago rispetto a Mewtwo. E l'ho lasciato per ultimo apposta. Goodra V-Star. Hisuian Goodra V-Star è fortissimo perché fa 200 danni, quindi non mette KO dei Pokémon V-Star, però con la cintura scelta magari qualche Pokémon V lo mette KO, e poi subisce 80 danni in meno. Quindi è davvero fortissimo avere un Pokémon come Regidrago, che se vuole può fare 280 danni e non subire KO il turno dopo, ma se poi dice che vuole mettere KO un Pokémon V-Star, allora fa l'attacco di Giratina. Secondo me questa cosa è semplicemente fortissima. Cioè noi, essenzialmente con Regidrago, stiamo mettendo insieme i vantaggi di Giratina con quelli di Goodra, con quelli di Duraludon e così via. Secondo me ci sono appunto tre modi per giocare Regidrago. Bisogna capire, non li ho ancora provati, chiaramente le carte non sono ancora uscite. Bisogna capire quale sarà il più consistente e se effettivamente uno di questi possiamo considerare davvero consistente. Perché l'incognita numero uno è il confronto tra Saldatrice e Gardenia. Saldatrice ci permetteva di assegnare due energie a un Pokémon qualsiasi, energia fuoco, e pescare tre carte. Gardenia fa assegnare l'energia erba, però solamente in panchina e peschi solo due carte. Per me la differenza fondamentale non è tanto nella differenza fra queste due carte, perché vabbè, una carta in più, sì, è meglio pescare una carta in più, però nel caso pazienza. Il fatto di assegnare in panchina dà parecchio fastidio. Il problema è che non c'è una carta come il focolare gigante in formato. E quindi noi non possiamo dire, ok, se ho in mano la saldatrice, uso il focolare gigante, prendo l'energia e l'assegno. Noi spesso avremo in mano Gardenia senza energia erba o con una sola energia erba, oppure energia erba senza Gardenia. Questa è la prima versione di Regidrago, la versione turbo potremmo chiamarla, in cui tu punti a utilizzare il potere viastro di Regidrago, che mi sono anche reso conto che non vi ho nemmeno spiegato in questo video, quindi ora ve lo spiego adesso. Il potere viastro di Regidrago dice, una volta per turno puoi scartare le prime 7 carte del tuo mazzo e prendere 2 carte dagli scarti, naturalmente non per forza tra quelle 7, in generale.
Quindi la prima versione di Rage Dragon, una versione che magari gioca anche, non so, le scarpe da trekking, tante Ultra Ball, tante Velox Ball, che cerca di scartare tantissime carte, sfoltire tanto il mazzo, e poi usare il potere Viastro per prendersi, magari tu hai in mano Gardenia ma ti manca l'energia, e allora ti prendi l'energia, per esempio. Quindi avere in mano quelle tre carte, grazie appunto al potere Viastro, scartando carte. Questa versione, allora, io sono dell'idea che se una carta è costruita in un certo modo, è perché è come se la Pokémon volesse suggerirci di giocarla in questo modo. Quindi se la Pokémon ha costruito Regidrago V-Star con questo potere Viastro, probabilmente ha senso provare a costruire il mazzo in questo modo. È un po' come Giratina V-Star. Puoi giocarlo o con Arceus o con Motore Lost Zone. Però è più forte con Motore Lost Zone, perché puoi utilizzare anche il potere Viastro. Giratina è pensato per avere due attacchi e non uno solo. Quindi questa è la prima opzione. La seconda opzione è quella che in realtà mi convince un po' meno, ed è la versione con Confi, la versione col motore Lost Zone. Noi possiamo prendere una lista di Giratina Lost Zone, togliere Giratina, mettere Regidrago, magari anziché Battle V-Pass giocare più ball, perché comunque devi scartare gli attaccanti, e trovare lo spazio per gli attaccanti. Capite che quindi... cioè, il grande vantaggio è il Mirage Gate. Con il portale Miraggio possiamo caricare con grande facilità Regidrago, e in un certo senso avremo un Giratina che ha più opzioni. Potremmo magari giocare senza Dragonite, senza un attaccante come Garchomp, ma giocare solamente, che ne so, Giratina, Goodra e Duraludon. Così hai queste tre opzioni e basta. Quindi una versione un po' più light, se vogliamo, del mazzo Regidrago. Secondo me funzionare funziona anche. Però mi viene da dire, sarà meglio o peggio di Giratina? Secondo me è peggio, perché comunque Giratina è un mazzo fortissimo e non credo che Regidrago darebbe un valore aggiunto a un mazzo già così forte. Quindi questa è un'altra opzione. La terza opzione, naturalmente, è con Arceus. Noi possiamo prendere un qualunque mazzo Arceus Bibarel, possiamo prendere l'Arceus Giratina che ha avuto più successo di recente. Anche qui togliamo Giratina, mettiamo invece Regidrago, troviamo lo spazio per qualche attaccante e Regidrago lo carichiamo per la prima volta con un Arceus. E poi vediamo se giocare Dragonite per caricare un secondo Regidrago, ma non credo valga la pena, perché già fai un attacco come quello di Arceus. Poi devi iniziare a fare attacchi grossi, quindi diventa veramente un mazzo simile ad Arceus Giratina anche in questo caso, con qualche opzione in più. Quelle che avete visto sono le mie liste attuali, non sono ancora provate, quindi comunque sono delle bozze per il momento, però secondo me sono dei buoni punti di partenza. Quella che preferisco è la prima, la versione Turbo. Come vi ho detto ragazzi, è stato come se la Pokémon negli ultimi anni avesse voluto piano piano preparare il formato a poter costruire nuovamente un mazzo come Mewtwo e Mew GX. Io mi auguro davvero tanto che sia un mazzo fortissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo prestissimo. Ciao.